Buon pomeriggio a tutti, e vista l'ora con cui sto registrando, buon pranzo a voi tutti, cari amici. Bene, mattinata abbastanza impegnativa per me, a lavoro, rientrata a casa poco prima delle 11, quindi un paio di servizi anche in casa, e poi eccoci qua. Beh, diciamo che per quanto riguarda la situation coronavirus, ci sono sempre le mobilitazioni da parte delle regioni, delle province, quindi si cerca un po' di dare i giusti aiuti anche magari con l'esercito, non l'esercito dal SAF, l'esercito militare, vabbè. La battuta ci sta, visto che siamo in un periodo un po' anche triste, però diciamo che i numeri si stanno risollevando un po' negli ultimi giorni, quindi speriamo che continui ancora così. Leggevo ieri sera dalla fonte di Repubblica che uno studio di statistiche cioè no, stabilito, prevede come una ipotetica data di azzeramento dei casi di Covid-19 coronavirus in Italia entro il 16 maggio. Ma speriamo che sia così, o magari che sia anche qualche giorno prima del 16 maggio. Comunque, sta di fatto che è ovvio, nel momento in cui questo allarme rientrerà all'80-90%, dovremmo almeno cercare di mantenere comunque queste norme che, insomma, sono entrate proprio a pieno regime nel nostro stile di vita e quindi, insomma, ci dobbiamo fare comunque una ragione, nel senso che è giusto che sia così. Magari limitare in un certo senso i contatti, i luoghi troppo affollati, insomma, perché voglio dire, è una situazione che è molto difficile, quindi non è che così tutto d'un tratto ce ne usciamo di nuovo rimpatriate, feste, festicciole, scampagnate, bisognerà dare il tempo al tempo. Vabbè, per chi amante un po' come me dello sport, varie discipline, io poi seguo anche, lo sapete, il pro wrestling americano, in particolare la WWE, le leghe principali, NBA e qualcun'altra pure sta regalando ai sostenitori in maniera libera, gratuita su YouTube, video di eventi sportivi. Si allontana dalla ciabatta, niente, eventi sportivi integrali degli anni passati e non so se la Serie A sta facendo lo stesso, però la Formula 1, MotoGP, ho visto poco fa il canale olimpico di YouTube, lo stesso. Poi invece ritornando un attimino alla WWE, no, non ho avuto modo, per il vario impegno che vi ho detto, di vedere o la puntata integrale o riassunto, come già da un po' di tempo faccio, perché insomma, Raw dura molto, abbastanza, quindi un riassunto è molto più accettabile, che voi troverete anche tra le mie storie di Facebook, che la inserirò, diciamo, la sintesi da YouTube. Beh, intanto qui già un tempo un po' abbastanza nuvoloso qui a Trani, c'è minaccia di pioggia un po' oggi, soprattutto domani e credo anche giovedì. A proposito appunto di WWE, WrestleMania 36 ormai è dietro l'angolo e tornando a ieri sera, insomma, mi sono messo un po' nel dubbio perché avevo letto sulla pagina Facebook di Spazio Wrestling che in pratica, cioè io sapevo che Sky, la redazione di Sky aveva messo a disposizione i ticket per un, diciamo,
cioè il ticket da acquistare è unico, a 15 euro, che dà la possibilità di vedere entrambe le serate di WrestleMania, che ricordo sarà trasmessa nella notte tra sabato 4 e domenica 5, domenica 5, lunedì 6, sia sul WWE Network che in Italia su Sky Prima Fila. Ho detto acquistando un ticket unico al prezzo di 15 euro. Sono stato preso un po' dal dubbio, ho detto, perché Spazio Wrestling aveva messo, forse, anzi, sicuramente si sono sbagliati. La notizia è che il prezzo era salito notevolmente a 30 euro, ma poi hanno corretto, difatti non è così. Il ticket da acquistare è uno che comprende tutte e due le serate, quindi ovviamente ricordo quest'anno, parliamo della prima storica edizione di WrestleMania non in diretta, pre-registrata, senza pubblico, al centro di allenamento a Performance Center. Intanto comunque la card dovrebbe essere pressoché definita in maniera ufficiale. Gli ultimi match sono stati annunciati, Otis, Dolph Ziggler, e soprattutto ho letto a Raw hanno declamato l'ufficializzazione del match per le cinture di coppia femminili della federazione tra le Kabuki Warriors, Kairi Sane e Asuka contro Nikki Cross e Alexa Bliss. Poi avevo letto anche ieri sera, per esempio, di una possibile esclusione di The Miz, o meglio di un cambiamento nel match, nel match con le scale per i titoli di coppia di SmackDown. Quindi, tipo, anziché far interagire sei atleti più l'arbitro sette nello stesso momento, quindi con una possibilità ancora maggiore di possibilità di contagio di coronavirus, potrebbe essere una soluzione quella di avere solo uno dei due membri delle coppie, quindi tre atleti più l'arbitro. Va bene, ne capiremo di più, anzi sicuramente vedendo proprio WrestleMania, che io comunque sto preparando già un bellissimo collage. Vabbè, diciamo c'è non l'ho ancora montato il collage, comunque diciamo che sarà abbastanza bello. Ci sono anche coloro che magari dovevano partecipare, ma alla fin fine non prenderanno più parte, almeno per dare un risalto. Poi, insomma, come Roman Reigns, per esempio, che ha fatto di necessità virtù, visto e considerato che lui ha comunque il problema della leucemia, è stato più che giusto che ha rinunciato al match contro Goldberg, e quindi poi capiremo anzi, per chi la segue in diretta nella notte sabato, nelle primissime ore della mattina, per chi la vede in differita su Sky in maniera legale in prima serata sabato. E poi, a proposito, ricordo l'appuntamento di questa sera, come al solito, su Sky Sport Arena, canale 204 via satellite e parabola di Sky di Monday Night Raw, Sky Sport Arena, credo alle 20:30 o alle 21 circa, e a seguire oggi e poi anche sabato dopo SmackDown un appuntamento extra special dedicato agli appassionati del wrestling, i momenti leggendari di WrestleMania, credo almeno ovviamente con il commento del Godzilla Luca Franchini, senza dimenticare che WrestleMania sarà commentata sicuramente dal Godzilla Luca Franchini e da Salvatore Torrisi, che ormai già da un mesetto a questa parte stanno commentando gli show settimanali in due camere speaker separate per appunto questione di igiene, correttezza e debita distanza. Però ho saputo dallo stesso Bardo Michele Bosso su YouTube, anche
andate a recuperare il video, che praticamente anche lui, Michele Bosso, sarà presente non fisicamente, ma attraverso diversi interventi nel corso della trasmissione su Sky Prima Fila, che e poi da ieri appunto i ticket sono disponibili, quindi approfittate, acquistate i ticket. Visto e considerato che quindi il governo nazionale ci ha obbligato a stare a casa, ad uscire solo lavoro, comprare medicine, fare la spesa, e non per altri motivi, beh, ovviamente, insomma, tipo anche io stesso, chi magari o come tutti abbiamo bisogno di prendere giusto una boccatina d'aria, uno rimane nel porticato di casa 5-10 minuti e poi rientra a casa. Beh, direi che per questo video di oggi possiamo concludere qui. Oggi ho scelto di fare in questa maniera anche perché, cioè, mi scuso se certe volte carico tanti video, però diciamo che questo periodo purtroppo un po' ti fa approfondire un po' le passioni, che però è giusto sempre limitare, essere un po' equilibrati. Quindi oggi, visto anche l'impegno a lavoro, facciamo così, però vediamo se anche domani faccio un video di questo tipo senza proporvene 8, 10, 12 e quant'altro. Quindi buon pranzo a tutti, sto terminando che sono le 13 in punto, quindi subito dopo andrò al caricamento, alla pubblicazione di questo video. Mi raccomando, siamo sempre su, ho detto, dedichiamo, divertiamoci, impegniamoci anche in casa, magari qualche servizietto, la polvere. Ci aiutano i genitori, insomma, rendiamoci utili e ricordiamo l'hashtag io resto a casa, oltre che insomma le scene abbastanza inequivocabili di Papa Bergoglio, Papa Francesco, che da solo giustamente sta provando a dare da solo, perché ovviamente quando dice messo, quando dice l'omelia, non può stare in compagnia di tante persone, vista la situazione. Però, insomma, immagini forti, lui, Papa Francesco, cerca di darci coraggio ed è giusto che sia così. Perché, insomma, alla fine di tutto usciremo dal tunnel, ritorneremo a vedere la luce, a vedere i colori della primavera, anche se insomma marzo, vabbè, marzo oggi finisce, quindi speriamo aprile che non sia un mese di troppa pioggia, che di avere giornate belle, soleggiate, anche se è molto probabile da maggio è molto, diciamo, c'è una percentuale molto progressiva alta che da maggio appunto avremo sicuramente mattine, pomeriggio e serate gradevoli. Bene, per questo video di oggi ora concludo veramente, siamo sul quarto d'ora circa. Grazie a tutti, buona giornata e ci vediamo domani. Ciao!